quanto previsto all'interno del bilancio in termini di debiti fuori bilancio è una, voglio dire, è l'ennesima constatazione di una situazione precaria che riviene dal passato. La prefettura ci manda a dire di dover pagare un debito sostanziale che ci impegna ulteriormente a trovare risorse, che riviene dal deposito dei mezzi sotto custodia e dalle spese sostenute nel decennio addirittura antecedente. Noi come comune, a partire dal 2015, e quindi da quando il sottoscritto avuto l'onore e l'onere di prendere la direzione del settore polizia locale di Cerignola, non abbiamo creato debiti fuori bilancio, li abbiamo subiti, ma questa è una storia vecchia. Abbiamo pagato a Poste Italiane 10 anni di attività di pubblicazione e spedizione di verbali, abbiamo pagato costi anche stupidi come corsi di formazione o altri impegni. E ci ritroviamo, speriamo che sia l'ultima sorpresa di una gestione, insomma, che a leggerla oggi con gli occhi del dopo appare abbastanza impropria, definiamola così per non usare altri termini. Gli affidamenti sotto soglia sono, voglio dire, una declaratoria disposta espressamente dalla normativa già dal 163 prima e oggi dal 50 del 2017 ed è uno strumento nelle mani della pubblica amministrazione per fare degli affidamenti che sono nel limite dei 40.000 euro. Ora, il problema, e qui probabilmente un problema di ignoranza, ovviamente, ad evitare ulteriori denunce abbastanza sterili, specifico che per ignoranza intendo non sapere. Allora, che cosa non si sa? Non si sa che fare un acquisto sotto soglia non è una prerogativa o una furbata, ma è quasi un obbligo di legge laddove il finanziamento della spesa rientra nei 40.000 euro. Fare una gara a una pubblica amministrazione costa, e in termini di denaro e in termini di tempo. Fare un acquisto sotto soglia per il quale comunque noi mai abbiamo individuato il singolo fornitore di beni o servizi, ma abbiamo sempre fatto una selezione fra 3, 4, 5, 8 aziende a seconda delle tipologie di beni e servizi occorrenti, utilizzando voglio dire, un dispositivo normativo che è legge e che quindi voglio dire, non c'è niente di illegale, non c'è niente di particolarmente nascosto. È ovvio che chi parla ha sia fatto affidamenti nell'ambito dei 40.000 euro, sia fatto gare europee. Gare europee che hanno interessato e individuato dei fornitori di beni e servizi. In particolare, questo settore ha scelto di dare un taglio, quello del general contractor, nell'ambito della gara europea. Per cui, noi abbiamo un unico referente su una pluralità di servizi che sono altamente qualificati attraverso avvalimenti e certificazioni richieste in sede di gara. Ora, il problema sostanziale è legato anche al finanziamento di questi acquisti. Il settore Polizia Municipale, probabilmente è questo che si vuole ignorare, non può utilizzare fondi di bilancio se non quelli destinati per l'applicazione di un articolo di legge, che è l'articolo 208 del Codice della Strada, laddove si destina una somma al settore Polizia Municipale secondo delle finalità ben precise. Nell'utilizzo dei fondi dell'articolo 208 io allora posso spendere quando incasso. Quindi non ci può essere spacchettamento per il solo fatto che io per fare una riparazione, una manutenzione, un acquisto di una penna piuttosto che di qualcos'altro, io devo per forza prima incassare, perché sono responsabile come centro di ricavo delle entrate relative al settore, e poi, una volta incassato, io posso spendere. Ora è ovvio che gli incassi non viaggiano con dei volumi particolari. Perché? Perché gli incassi devono pagare le gare europee, devono pagare gli affidamenti fatti in via continuativa, devono pagare i manutentori, devono pagare coloro che forniscono beni e servizi, e
e nella parte residuale, via via che noi riusciamo a ricavare delle entrate, sviluppiamo degli impegni di spesa che sono conseguenziali all'ottimizzazione e logistica e gestionale dell'intero settore.